Lunghi applausi e standing ovation finale del pubblico del City Hall Hong Kong per la Women Orchestra, diretta da Alessandra Pipitone, che ieri sera, 5 giugno, si è esibita sul palco del Teatro Cinese all'Italian National Day su invito del console generale Ficarra. Siamo qui questa sera per celebrare un 2 giugno con un messaggio di dialogo culturale straordinario. L'orchestra femminile palermitana ha portato un programma che ha sottolineato la grandissima creatività italiana con brani classici da Mascagni a Puccini, ma anche con una straordinaria scelta di alcuni dei più bei brani di Ennio Morricone, che è un grande maestro della creatività della musica italiana del XX secolo, e credo che sia un messaggio che ha raggiunto anche il pubblico cinese, perché non tutta questa musica meravigliosa era così conosciuta, e quindi è stata, devo dire, un'occasione per approfondire, per allargare queste occasioni di scambio culturale che sono uno dei pilastri della cooperazione complessiva fra Italia e Cina. Hong Kong naturalmente è una parte molto avanzata della Cina, con una forte vita culturale, che ha accolto anche questa sera con grande entusiasmo una proposta musicale di altissimo livello, che è stata appunto un'occasione di dialogo e di conoscenza fra i nostri due paesi. È stata una serata straordinaria, super emozionante, sono felicissima per le mie ragazze. E, insomma, siamo state veramente accolte con un grande abbraccio dalla comunità di Hong Kong, dai residenti di Hong Kong e dagli italiani residenti a Hong Kong. E, dopo serata, bellissimo, insomma, abbiamo conosciuto diversi ambasciatori, altri consoli di zone limitrofe. Insomma, siamo veramente felici di esserci state, di aver regalato la nostra musica, la nostra arte, tutta al femminile.